Ciao! Allora, video dei top flop del mese di gennaio, quindi wow, è anche il primo video dell'anno. Allora, primo top sicuramente è l'indiscusso Prime Potion dell'Urban Decay, il primer per ombretto. E credo che è inutile che ve lo faccio vedere, ve ne parlo troppo perché credo che lo conosciate tutti. È il primer che io trovo migliore in assoluto. È quello che uso anche tantissimo per lavoro, quindi è fantastico. Continuo a finirlo, continuo a riprenderlo. Per me ne sto provando degli altri che secondo me sono validi, ma per un lavoro professionale è sicuramente il migliore. Oppure per una serata, o quando volete che il trucco sia da mattina a notte intatto. Quindi sicuramente costicchia, ma è sicuramente il miglior primer mai provato. Andiamo avanti. Altro promosso del periodo, quindi altro top, è questo shampoo dell'Ivrochet. Questo è lo shampoo riflessi naturali e riflessi castani. È un 200 ml ed è continuo a finirlo perché io lo adoro. È uno shampoo che aiuta a mantenere il riflesso del colore dei capelli, sia i capelli tinti che i capelli colore naturale. Questo è fatto con l'henné e davvero mi aiuta tantissimo. Non vi spaventate dal colore rosso che ha, perché non macchia assolutamente, fa una bellissima schiuma e deterge senza seccare dei capelli, senza aggredire la cute, quindi io lo trovo davvero fantastico e quindi ve lo super promuovo. Passiamo ora ai NYX, cioè i prodotti che non li promuovo ma non li boccio nemmeno, ed è questa crema mani. Questa crema è della Manila. Oh, si chiama crema mani per peli normali al profumo di limone. Dice glicerina naturale all'anoina, assorbimento rapido. Ok, non ci crediamo troppo. Io intanto è un 100 ml, quindi è bella grande, e l'ho presa in offerta a 99 centesimi, neanche un euro, quindi ok. Allora, intanto questa confezione simil dentifricio. Ed dovete per forza usarla quando siete in casa, perché portarla in borsa questa non è proprio comoda. Comunque l'ho finita, si può vedere. Profuma tantissimo di limone, quindi le prime volte mi sembrava quasi di mettermi sulle mani tipo lo svelto per i piatti, davanti profumava di limone, poi però mi sono abituata. L'assorbimento, dice assorbimento rapido, no, l'assorbimento è molto molto lento, però idrata davvero le mani, questo sicuramente. Idrata abbastanza, sicuramente è ottima per ad esempio la sera quando è un massaggio un po' più prolungato oppure quando le mani sono molto molto scrapolate, quindi fa il suo dovere, non è una gran crema, però per una crema per mani idratante è ok. Se la ritrovo in offerta io la riprendo, quindi la mettiamo con i NYX, fa il suo lavoro ma niente di che. Andiamo avanti e adesso andiamo ai bocciati. Bocciato, il primo bocciato è questo ombretto che comunque ho finito, perché ok, l'ho finito, però ha molta molta fatica. Questo era un ombretto della Bottega Verde e si chiamava Silver Argento. Credo di averci fatto uno swatch anche, magari ve lo metto qui sotto. Allora, questo ombretto me l'ha inviato la ditta, ok, e però io lo boccio lo stesso. Perché la mia opinione deve essere reale, è poco pigmentato, davvero poco poco poco. Oltretutto è molto polveroso ed appena andate a applicare, oppure dato che è un colore argento, magari volete fare solo un punto luce, va comunque a cadere molto, quindi è un tremendo. Va applicato solo con il primer, perché senza dura pochissimo, e anche con il primer dura 3-4 ore, non di più. Quindi io sicuramente questo prodotto lo boccio. Ed è l'ombretto della Bottega Verde a questo, magari che è il color argento, silver. Ultimo bocciato di questo mese è un prodotto che ultimamente mi sta un po' prendendo. Questa marca mi sta molto prendendo. Sono le tisane della YOGT. Questa è Choco. Eccola. Io immaginavo che questo tipo di prodotto poteva essere o piace o non piace. In questo caso, questo è un infuso di spezie con scorza di cacao, liquirizia e cannella. Vi metto adesso, arriva allo screenshot dove ci sono tutta la descrizione, quindi la capite anche meglio. Comunque sia, ha
trovo gli ingredienti: scorza di cacao, liquirizia, cannella, carruba, malto d'orzo, cardamomo, zenzero, chiodi di garofano, estratto di cannella, estratto di vaniglia, pepe nero, olio di zenzero e bacello di vaniglia da agricoltura biologica. Questo dice che è prodotto in Italia. E cosa devo dire? In teoria, per essere una tisana al ciocco, quindi al cacao, non sa per niente di cacao. Senti un po' questo retrogusto speziato, ok? Il profumo di cacao lo senti solamente durante l'infusione, ma poi sapore proprio non c'è. È una buona tisana per chi piacciono quelle leggermente speziate, ma non aspettatevi niente di cioccolatoso. Quindi è buona, ma non è quello che mi aspettavo, e quindi questa la bocciamo. Quella Choco della Yoji Tea. Così alla veloce, due top che è inutile, resteranno sempre top. Sono due doccia schiuma del Livre Rocher. Questo è Fiori di Chiarè e questo è Fiori di Loto. Allora, io sono partita con Livre Rocher a conoscere il marchio con i doccia schiuma e continuo a parlare di doccia schiuma perché sono fantastici. Sono profumati, e non hanno parabeni, non hanno SLES, non hanno tensioattivi. E idratano la pelle, cioè la detergono, la idratano, non la seccano. In inverno, se non vogliamo usare la crema, comunque va bene. Io la uso perché in inverno mi piace, in estate però non la uso dopo perché non c'è problema, e la idratano bene. E finisco col dirvi che li usa anche Brontolo, e quindi che lui ha la pelle più delicata della mia, quindi davvero li promuoviamo e continuiamo a promuoverli. Questi erano tutti i prodotti top e flop del mese di gennaio. Fatemi sapere se vi sono stata utile, se qualcuno dei prodotti l'avete utilizzato, come vi siete trovate, e iscrivetevi al canale e mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Alla prossima, ciao!